Ciao a tutti! Allora, voglio iniziare una nuova playlist letteraria perché vedo che quando pubblico dei riferimenti ai libri che sto leggendo sulla mia pagina Facebook ne siete abbastanza entusiasti. Inoltre, leggere mi aiuta perché viaggio restando ferma, no? È una cosa che mi piace molto fare e ho pensato di proporlo a tutti voi. Vi darò dei consigli di libri, di racconti che mi sono piaciuti, comunque ne possiamo parlare insieme e voglio partire da quello che per me è stato il libro da viaggio per eccellenza, ovvero Shantaram di Gregory David Roberts. Io non ho qui il cartaccio da mostrarvi perché l'ho letto su Kobo. Comunque vi lascio la trama nell'info box e se vi incuriosisce ve lo andate un po' a cercare. Vi fate spaventare dalla mole perché sono circa 1000 pagine, è un bel mattone, per questo che l'ho letto sul Kobo. Non è scritto da premio letterario, però è molto scorrevole e l'autore ne ha passate talmente tante che sembra di leggere più libri, più racconti in uno. È un'autobiografia e a noi piacciono molto le autobiografie perché trattano di realtà, per cui ci piacciono molto. Il protagonista per tutto il racconto verrà chiamato Lynn ed è la storia di un evaso dal carcere, da un carcere australiano che si rifugia in India. Io adesso non voglio parlarvi troppo della trama perché lui veramente passa dall'essere medico ad essere boss della mafia, ad essere attore di Bollywood, fa due guerre, si droga, si innamora. Conosce degli amici fantastici, insomma, è molto ricco come racconto. La cosa che più mi ha preso è l'inizio, quando lui arriva in India. L'autore ha una capacità straordinaria di descrivere i luoghi, riesce quasi a farti immergere nella cultura di un posto, riesci a sentire gli odori, riesci a vedere i colori, riesci anche quasi a sentire i sapori. È incredibile. È molto bravo a descrivere la parte più povera dell'India e a descrivere la ricchezza delle persone che ci abitano. È un racconto che merita veramente tanto e dopo averlo letto, cioè anzi, dopo aver letto la prima parte, io sono partita un mese in Spagna con il mio zainetto, per dire, mi ha veramente aiutato cioè, ha fatto nascere in me questa voglia di avventura, questa voglia di esplorare luoghi, ma anche di conoscere persone. Ci sono un sacco di momenti magici in questo libro che rendono tutto molto più sentimentale da una parte, bollywoodiano dall'altra. È pieno di riferimenti filosofici nei discorsi che lui fa con gli amici e un personaggio in particolare. Quindi è un libro ricco di spunti di riflessione in generale anche sulla vita, non solo sul viaggio. Si riflette su Dio, sull'universo, sull'uomo, cioè di tutto, veramente di tutto. Qui si vede che ha veramente amato l'India e gli indiani ed è per questo che riesce a trasmetterlo, per questo ti fa venire voglia di partire. Al di là degli elementi di fantasia del racconto, la vera cosa che a noi arriva è l'amore per questa terra e per queste persone fantastiche che devono essere gli indiani che lui ha visto, che lui ha conosciuto. È riuscito in questo difficile compito di appunto saper cogliere la bellezza. L'India deve essere di per sé un posto meraviglioso, io purtroppo ancora non ci sono stata, anche se è negli obiettivi. Io mi sono quasi commossa a leggere i riferimenti alla povertà, a come vive la gente negli slum, che sono queste baracche, le malattie, le scene raccapriccianti, ce ne sono parecchie. Al di là di questo, è un racconto che mi ha fatto perdere nella fantasia e nei luoghi del po'. Cioè, veramente, io sono riuscita a visitare l'India da casa. È un bellissimo racconto, fatto molto bene. Poi vabbè, più si va avanti nel racconto, più ci si immerge nella sua storia, quindi si lasciano altri aspetti dell'India che comunque vengono sempre descritti molto bene e diventa quasi una storia sul protagonista. Io. E vabbè, questa cosa non ha fatto molto la differenza perché l'ho letto per immergermi nell'India e credo di esserci riuscita. Io lo consiglio a tutti voi, è vero, è lungo, però per quanto mi riguarda ne è valsa la pena. Ripeto, vi lascio giù nell'info box la trama.
il nome dell'autore e il titolo del libro, ovviamente. Ve lo andate a cercare, magari, se lo avete letto, scrivete sotto che cosa ne pensate, così anche altri magari interessati se ne fanno un'idea. E se lo leggete perché siete rimasti curiosi, poi fatemelo sapere, perché mi piace questo scambio, no? Sono qui anche per questo. Bene, io vi lascio andare a leggere in questo momento e ci vediamo al prossimo video, che non so cosa sarà, non so se sarà un'escursione, non so se sarà un libro, non so se sarà qualcos'altro. Comunque rimanete attaccati e iscrivetevi al canale per non perdervi le novità. Noi ci sentiamo alla prossima, ciao!